Buongiorno da BTV News. Oggi, 3 maggio, è Santissimi Filippo e Giacomo ed è la giornata internazionale per la libertà di stampa che fu proclamata il 3 maggio del 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dietro raccomandazione della Conferenza Generale dell'UNESCO. Il giorno fu scelto per ricordare il seminario dell'UNESCO per promuovere l'indipendenza e il pluralismo della stampa africana, tenutosi dal 29 aprile al 3 maggio del 1991 in Namibia. Questo incontro portò alla redazione della dichiarazione di Windhoek. Il documento è un'affermazione dei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell'indipendenza dei media come elementi fondamentali per la difesa della democrazia e rispetto dei diritti umani. La dichiarazione fa un richiamo esplicito all'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione, senza interferenze, è quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere.